Okay, Phil. Yes, yes. I can help you, but now. Okay, of course, you're my brother. Don't worry, see you soon in Las Vegas. Bye, Phil. Bye. Ciao a tutti, sono Steve Lill e ero in collegamento adesso con Phil Hellmuth, mio grande amico, e lui è un famoso giocatore di Texas Hold'em americano, autore tra l'altro di questo bellissimo libro che consiglio a tutti di leggere, perché lui è molto scientifico come giocatore, solo che è un po' incazzoso, è uno che sempre sta lì che fa offese, cose, si incazza, arrabbia, fa... E mi sta chiedendo di aiutarlo per vincere il suo 12° braccialetto, ma non mi va più. Adesso io ho deciso di stare qua in Italia e aiutare giocatori italiani. Questo per me è importante. Ho fatto tanto in America, ma adesso sono in Italia. Anche oggi vi svelerò i segreti di questa disciplina che è il Texas Hold'em, perché è una disciplina, non ce lo scordiamo, è uno sport dove è importante non affidarsi a fortuna, che ha una piccola importanza ma relativa, ma soprattutto a matematica, calcoli di probabilità e prendere decisioni giuste al momento giusto. Per farvi capire meglio quello che sto dicendo, io adesso seguirò live in diretta un giocatore italiano molto bravo che voi conoscete, Max Pescatori, ha vinto già 2 braccialetti per merito mio e adesso sta giocando in questo momento. Io in collegamento con lui, con questa radiotrasmittente, darò lui consigli per giocare. Lui ha piccola auricolare in orecchio e seguirà i miei consigli, così voi potrete da casa imparare. Ecco il collegamento, siamo rimasti in 6, zona bolla, quindi momento delicato. Max è da bottone, credo. Sì, infatti da bottone, ecco, c'è un fold. Vediamo cosa fa lo short stack, questo ragazzo è short adesso. Vediamo cosa combina. Va un all-in, vabbè, era prevedibile in all-in. Poi vedremo, vediamo qua, lui sembra cantante di Ricchi e Poveri che fa fold. Max, vediamo le carte. Asso K di picche, wow, ok. Isola, re-raise in all-in, ok. Re-raise, isola. Sceriffiamo, isola, adesso vedrai che passeranno tutti. Vediamo un po'. Vediamo il chip leader che fa. No, questo non ci voleva. Ha fatto call. Vediamo un po' cos'ha. Asso. Siamo avanti alla K donna, quindi vediamo, andiamo a premio sicuro, Buono flop, Abbiamo 40% adesso, ottime possibilità, vediamo un po'. Asso, ok. La short e la bolla, siamo demoni, solo Jack. Jack! C'è! Ha chiuso scala, quello che era l'ultimo, ha chiuso scala! Era l'ultimo, ha chiuso scala! Cioè l'ultimo so io! Sono io l'ultimo adesso! Cioè sono uscito io! Cioè... Scusate, tutto ok, non è normale questo. Metto a posto il telefono. Ero in vantaggio rispetto all'altro che invece, come l'avete visto, è uscito. È uscito Jack! Però questo capita in poker, per cui è importante mantenere il sangue freddo, sempre di testa, mai affidarsi al culo, scusate, mai affidarsi alla fortuna. E invece è importante, molto importante, giocare con la testa. Ok, noi abbiamo fatto il gioco giusto, è andata male, può capitare questo. E quindi ciao a tutti.